a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, io sono Daniel Trey e oggi siamo di nuovo tornati. Che si sta caricando? Riding Night Line Load Game 2, che sta. Stai calmo, cioè che devo fare. Si incazza, ok. Comunque ragazzi, allora, siamo rimasti che siamo tornati di nuovo su Five Nights at Freddy's 3, che non ci giochiamo da 2 settimane, perché l'ultima settimana mi ero pigliato il giorno libero per non pigliarmi spaventi. Comunque mi ricordo che l'ultimo. Dacci non vuole rispondere perché questo mostro riesce a prendere il controllo stesso. Praticamente l'ultima volta che ci abbiamo giocato eravamo rimasti che siamo arrivati alla notte 2. Mentre qui devo stare attento a quest'occhio. Praticamente ragazzi, mi avete detto anche che nei commenti del video di questo gioco, del video precedente di sto gioco, che aiuto, devo stare concentrato, che praticamente sto mostro qui, che ha le orecchie lunghe, si chiama Springtrap, bel nome proprio, chiamalo così anche mio figlio, anche se non gli piace. Devo tirarlo lontano. Ok, bene. Praticamente si chiama Springtrap, sono andato su Google traduttore e ho scoperto che si chiama Trappola Molla. Proprio. Ho indagato molto su sto nome per tutta l'intera settimana che poi non ci ho giocato. E ho scoperto e ho trovato la storia di questo tizio dove praticamente ho scoperto che si chiama Trappola Molla perché dentro c'è la rottura delle scatole sulle video telecamere. Ok, capo esiste. Praticamente non so parlare. Allora, praticamente ho visto che si tratta della guardia di Five Nights at Freddy's 2, dove praticamente ha potuto distruggere gli animatronics perché praticamente voleva. Si è mossa lo spugno fuori un serpente, non è un buon segno, ragazzi. Aspetta. Ok, bene. Praticamente ho scoperto che ha distrutto questi animatronics. E poi sono usciti gli spiriti perché prima questa guardia ha ucciso dei bambini e per non farsi incolpare subito ha messo i loro corpi dentro gli animatronics e quello del festeggiato ha messo nel corpo di Golden Freddy del Five Nights at Freddy's 1 praticamente. Poi là c'è stata tutta questa vicenda e dopo quando ha distrutto gli animatronics gli spiriti sono usciti e lo volevano uccidere. Questa persona si è andato subito ma subito di corsa spaventato nel magazzino dei pezzi di ricambio degli animatronics stessi e praticamente è successo che voleva tentare di salvarsi mettendosi il costume di Spring Pony, che sarebbe quel nome di questo. Io dov'è? Dove praticamente poi invece non sapeva che c'era dentro l'endoscheletro in metallo, stupido camera system, sono 2 di notte e praticamente si è purtroppo infilato il costume senza rendersene conto dell'endoscheletro, ha riporto tutto il metallo, gli è schizzato fuori tutte le barre, gli hanno trafitto il corpo, le dita delle mani con io gli hanno trafitto le mani, poi stava tossendo sangue dalla bocca, poi invece di botto non riusciva a muoversi, poi si è appoggiato nel muro ed è morto dissanguato e poi gli spiriti sono volati liberi. Dove adesso? Aiuto. C'è qua! Bello! Bello ed è stupido, ti giuro che ti blocco qui dentro e muori, Isof. Come posso fare? Tac. Vuoi andartene? Non mi caga, niente. Sì, lo sapevo! Culo! Lo sapevo, proprio non l'ho visto che ha cambiato subito posizione del condotto. Bene ragazzi, no, ufficialmente capito niente, ok? Perché insomma mi ha ucciso questo bel tizio, proprio bravo, bravo zio, anzi peggio, ti do 2 corpi all'interno, così almeno diventate fratelli. Anzi, diventate due fratelli con un fratello minore, che sarebbe questo bambino, ok? Ok. No, non cambia posizione. Dove? Aiuto. No,
Eccolo, devo subito tenerlo lontano perché se mi uccide sono cavoli. Non mi caga. Dove? Ok, qua non c'è un cazzo, qua non c'è niente, non c'è niente. E qua non c'è niente, vabbè. Ok. Vediamo se posso tentare di attrarlo qui. Ok, adesso proviamo qui. Sbrigati, sbrigati, zio, sbrigati. Ok. Tocca vedere confidarci. Raga, non mi caga, raga, rimane sempre qui, capisce che è un trucco e quindi poi mi vuole. Oh, ok, ho visto qualcosa e non è un buon segno. Ok. Ok, andiamocene inviata qui, via. Volevi, vabbè, certo, chiamiamo un chiamo pago le bollette, pago solo 1 euro, ok? Anche se però questo, anche se questa pizzeria si trova da un'altra in un'altra città che forse usano i dollari. Ah, oh, ecco, sono riuscito finalmente ad attrarlo più lontano che posso, ok? Perché se si avvicina la ventilazione è rotta, l'ercia che no, non funziona perché poi mi manca l'aria. Che cosa uso? Un ventilatore di 1000 metri, così posso farmi un'enorme aria. No, adesso, no, adesso, no, adesso, dove sei, dove sei? Oh, raga, Che? Chi sei tu? Via! Via! Ecco. Stai calmo! Stai calmo! Stai calmo, respira! Ecco, bene. Bene, sono le 3 del mattino, spero di vincere perché non ce la faccio più, raga, non ce la faccio più a fare sto gioco infernale, mi si sto piegando anche il cervello. Ok, bene. No, ventilazione. Errore della ventilazione. A volte mi sembra che vedo cose che si muovono così a caso. Grande. Veloce, 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 perché sono così silenzioso? Aiuto, raga, no, mi uccide, sono morto. Dov'è? Non c'è più, dov'è? Li morto, che cazzo! Lo sapevo, era troppo vicino a me, ma non controllo mai. Ok, attendete che vi farò una cosa. Ok, attendete. Ok, bene, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Ecco, di qui, brutto, cornuto e cornuto. Ok, avete capito che è cornuto? Un momento bello che devo sistemare, che qua mi si spacca tutto. Ok. Bene. Bene, ce l'ho fatta, bene. Ho un bastone e non ho. Cosa è successo? Ho sbrigato la webcam a caso, va bene.
Tengo d'occhio per le nuvole. Che cosa guardi? Che mi guardi così, zio? Che ci guardi, tu? Che mi guardi? Bello che mi guarda sempre, ok? Guarda solo le telecamere. L'illuminazione mi fa davvero cagare, lo so. Posso cambiare posizione, va bene. Però così mi sta più storta perché è notte, ok? Questa è notte, qua c'è la tenda. E ha un colore che mi fa davvero saltare in aria i capelli. Dove? Perché sto facendo così? Sorella brutta, no, tu non, no, tu te ne vai, uno, due, tre, via, beh, certo, cioè ti uccidimi e vaffanculo, e fammi intescare, vai. No, non mi uccide, no, non mi sta uccidendo, raga, come mai? Fumo. Tua sorella deve farsi le patatine fritte veramente calde al ristorante. Niente, raga, faccio un ultimo tentativo perché è davvero incasinato sto gioco, raga, davvero incasinato proprio e non riesco ad andare avanti. Perché praticamente quando ci ho giocato la prima volta, perché allora, praticamente sono riuscito a finirlo e finisce fino alla terza notte, praticamente. Non iniziamo male, zio, tu rimani qui e mi ascolti. Non mi caga, raga, ve l'ho detto, non mi ha mai cagato. Tagliato quanto è brutto. Ok, bene. L'ho attratto lontano, finalmente. Vediamo. Aspetta, prendo qualcosa, un Lego, un coso. Non so perché devo avere paura, ma ecco, questo era perché mi sta dando dei segni di paura. Non so perché mi dai segni di paura così, ma vabbè. Non c'è, vieni, sono mortacci, tele camere, ecco perché non posso registrare in pace, perché proprio questi mi devono distogliere le telecamere. Ok. Eh sì, bello. Che cosa sto? C'è niente. Mortacci per la tua vita! Papà, raga, direi che però ci posso concludere questo schifo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento. Mi piace. Sono stanco. Anche per il saggio che ho visto, trovate in descrizione. E sono stanco, iscrivetevi. Ok. E non sono stanco, iscrivetevi. Vabbè, certo, facciamo anche cadere la batteria. No, la batteria, faccio cadere anche il bastone. Tanto. Spero che il video vi sia piaciuto, come ingrandisco un po' la webcam così mi vedrete facilmente. Ok. Spero che il video vi sia piaciuto, commento vi piace, anche la pagina di Facebook, come trovate in descrizione. Se non so che scherzo, ci vediamo al prossimo video. Ah sì, ecco. Raga, mi stavo un po' preoccupando per di oggi perché credevo che era la parte di, mentre invece mercoledì, domani uscirà Final Fantasy di 4, domani ci sarà Inferno, sto subito, ma si deve crepare, crepa, crepa, e non crepa, niente. Comunque, basta fare lo storzo, vado a letto. Scherzo, non faccio, faccio solo un po' il pazzo. Bella a tutti, ragazzi.